saperesti tu, Max, dei miracoli che ha lavorato tanti anni a sparare il re? Quel cane del figlio del re mi ha cacciato via. E grazie di avermi ricordato questo doloroso argomento. Già che ci sei, fammi anche un taglietto e versasi del succo di limone. Qui è chiuso. Via, o chiamo lo squadrone dei bruti. Io faccio parte dei bruti. Tu sei il capo dei bruti. Ci serve un miracolo, è molto importante. Io sono in pensione, e poi perché vieni da uno che quel cane del figlio del re ha cacciato? Potrei ucciderlo, quello che deve essere miracolato. Ma lui è già morto. Ah, sì, gli darò un'occhiata, portatelo dentro. L'ho visto di peggio. Signor, signor, abbiamo una grandissima fretta. Non mettermi fretta, con la fretta i miracoli vengono malissimo. Avete denaro? 65. Mai lavorato per così poco, tranne una volta, perché era una nobile causa. È molto nobile anche Esther. Sua moglie è invalida. I suoi figli stanno quasi morendo di fame. E tu le dici grosse? Lui mi serve per vendicare mio padre. Assassinato 20 anni or sono. Era meglio l'altra balla. Dov'è il suo occhietto magico? Magari ti deve del denaro, eh? Beh, ora glielo chiedo. Ma è morto, non parla. Tu sei uno che sa tutto, eh? E allora io ti informo che il tuo amico qui è solo quasi morto. C'è una grossa differenza tra quasi morto e tutto morto. Su, aprigli la bocca. Uno quasi morto e ancora un tantino vivo. E invece uno tutto morto? Beh, tutto morto, rimane una sola cosa da fare. Che cosa? Rivoltargli le tasche e cercare gli spiccioli. Ehi là! C'è nessuno? Ehi, che c'è di importante? Qual è la cosa per cui vuoi ancora vivere? L'amore vero. E l'amore vero, sentito? Non esiste più nobile causa d'esta. Sì, come no. L'amore vero è la cosa più stupenda del mondo. Tranne un bel panino. Un bel panino con prosciutto, lattuga e pomodoro. Quando il prosciutto è bello magro e il pomodoro bello maturo. Davvero stupendo. Ma lui non ha detto questo. Ha detto chiaramente molto dinero. E come tutti sappiamo, dinero vuol dire fiorini. Forse giocavate a carte e lui ha perso. E adesso... Orlando, non è vero! Non è vero! Vattene via, strega! Non sono una strega, sono tua moglie. Ma dopo quello che hai detto non voglio più essere nemmeno tua moglie. Magari fosse vero. Amore vero, ha detto amore vero, Max. Basta così, Valerie! Ha paura da quando Upperdink l'ha cacciato via. Non ha più fiducia in se stesso. Perché dici quel nome? Mi avevi promesso di non dirlo mai più, quel nome. Cosa? Upperdink? Ah! Upperdink! No, basta! Non ascolto! Upperdink, una vita si sta spegnendo e tu non hai nemmeno il coraggio di dire perché non vuoi aiutare. Qui nessuno ti sta ascoltando. Upperdink! Lui è il vero amore del Botton d'Oro. Se tu lo farai guarire, impedirai il matrimonio di Upperdink. Sì, un momento. Se lui guarisce, Upperdink soffrirà. Umiliazioni a non finire. Umiliazioni a non finire! Questa sì che è una nobile causa. Dammi 65. Accetto l'incarico. Evviva! È la pillola miracolosa? Con la copertura di cioccolato va giù meglio, però bisogna aspettare 15 minuti perché faccia effetto. E non bisogna fare il bagno per almeno... quanto tempo? Un'ora. Ah, sì, un'ora. Almeno un'ora. Grazie di tutto. Va bene. Buona fortuna, ragazzi. Auguri per l'assalto al castello. Ma ce la faranno? Ci vorrebbe un miracolo. Arrivederci. Ciao.